La verità è che egli è unico e non v'è altro fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e amare il prossimo Ore 6 del mattino. Il risveglio del reparto chirurgia con la voce di Don Paolo Bargellini. Il 20 marzo ho compiuto 75 anni. Ho passato queste ultime 3 settimane nel reparto di chirurgia dell'ospedale Cristo Re di Roma. Sono entrato il 24 febbraio per effettuare una urgente colonoscopia. Referto: a livello del retto, a circa 10 cm dall'OAE, leggi ano, presenza di lesione vegetante che si estende per circa 4 cm. Ricoverato il 27 febbraio per immediato intervento, sono stato operato il 1 marzo con l'asportazione del polipo e con la resezione di un tratto di circa 20 cm di colon. Operazione in laparoscopia, 3 buchini addominali e conclusiva suturatrice meccanica. Dopo 12 giorni l'esito dell'esame istologico, favorevole. Nessuna metastasi, nessuna formazione di linfonoduli. Siamo arrivati in tempo. Il cancro del colon retto rappresenta il terzo tumore maligno per incidenza e mortalità, dopo quello della mammella nella donna e quello del polmone nell'uomo. Negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento del numero dei tumori, ma anche una diminuzione della mortalità. Il motivo? Diagnosi precoce e progresso delle terapie. L'evoluzione di un polipo verso una forma invasiva del cancro dipende dalla dimensione del polipo stesso. Minimo rischio per piccola dimensione, circa il 10% per dimensioni superiori ai 2,5 cm. Il mio era addirittura di 4 cm. Normalmente i polipi non danno sintomi di rilievo, talvolta un pochino di sangue rilevabile nelle feci. Io ho pensato potessero essere emorroidi. Una prima colonoscopia si renderebbe indispensabile passati i 50 anni. Io ho invece trascurato di farla per ben 25 anni. Si teme l'esame per sciocchi motivi. La preparazione intestinale è fastidiosissima. Falso. Basta una dieta povera di fibre nei 3 giorni prima dell'esame, evitando quindi di assumere frutta, verdura e alimenti integrali. Sono concessi invece carne, pesce, formaggi e altri latticini, salumi. L'esame è doloroso, falso, può essere un po' fastidioso, ma assolutamente accettabile. L'evoluzione post-operatoria può essere rapidissima. Una dieta semiliquida per i primissimi giorni può rapidamente essere poi riportata alla normalità in brevissimo tempo. Ovviamente la struttura ospedaliera ha una grandissima importanza. La professionalità della dirigenza medica, in grado di impiegare le più moderne tecnologie e relative apparecchiature. Una equipe infermieristica altamente professionale, anche con l'ausilio di tirocinanti attenti e disponibili. Un'atmosfera serena e sorridente contribuiscono a rendere un evento, che potrebbe anche riservare notevoli timori, perfettamente accettabile e spesso addirittura divertente. Io sono stato fortunato in tutti i sensi. Concludendo, un consiglio da amico: non trascuratevi. Ciao! Persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa,
il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è l'amico.